C'era qualche... Ti ricordi che nel 43 prima e poi nel 44 ci siano stati degli scioperi qui alla Valle Sabbia, ti ricordi? Allora, posso fare un punto? Fai pure. Allora, io del 43 ero da Marignano. Il 43 è stato l'anno della fame. Non riuscivi più a trovare manco a Borsa Nera una patata. Va bene. Proprio l'anno della fame. E allora è uscito uno sciopero. Grazie a questi signori, io ero da Magna, era marzo 1943, ancora la guerra che non si sapeva dove si andava a finire, in pieno fascismo, la Magna, la Vallassalto, hanno scioperato, Ercole, Ferriera, hanno scioperato. E la Vallassalto ha pagato un debito abbastanza elevato, perché hanno prelevato 20 donne e 10 uomini e l'hanno portata alle nuove a Torino. Poi dopo hanno fatto dei passi certe persone e le hanno poi rilasciate dopo una decina di giorni. Fra cui ricordo bene Bobba Angiolina, che era una delle più battagliere. E questo sciopero è stato fatto per far finire la guerra e contro la fame, perché c'era veramente la fame. E il primo comitato, come si chiama, la prima commissione interna, lui si fece il referente. Si capisce, sì, sì, sì. E lo sei stato per quanti anni? Dunque, 30, fino all'età, all'età che è andato in pensione, del 78? D'estate qua. Sei sempre stato nella commissione. Sempre. Forse nel 69 hanno fatto. Quando è cambiato, che sono arrivati i delegati. Perché poi tu sei stato... Dato che lui... Presidente qui del circolo, c'era anni e anni. In Vallassalto c'era un ufficio assistenza, ma lui, dato che ti ho spiegato prima che con la bici dopo il lavoro, attenzione, lui non ha mangiato mai un'ora col sindacato, pagato. Lui prendeva la bici e andava su in mutua di infortuni, andava a cena alle 9, va bene. Allora l'azienda, dato che ne sapeva più lui che il dirigente dell'ufficio assistenza, sai dove l'ha messo gli ultimi 2 anni? A fare l'ufficio assistenza lo faceva lui e lo faceva meglio del dirigente. Questo è dato per dire che quando c'è la crapa. Voi come la vedete adesso? Io penso che questa azienda, che adesso è stata assunta da un imprenditore astigiano, che io conosco e so che è un bravo imprenditore, e diciamo che se riesce a trovare delle commesse ha possibilità di sopravvivere e di ingrandirsi, spostandosi naturalmente dal posto dove è, perché il posto dove è obsoleto, proprio antiquato. Delle grandi innovazioni. Si capisce, per organizzare una produzione lì non riesco, non è più adeguato per lo stabilimento, non c'è niente da fare, pagano un sacco di affitto a Rigomonti e non è più adeguato, quindi si sposteranno o verso Quarto o verso Spurzolengo, da dove viene l'imprenditore, va bene. E io penso che abbia la possibilità di risollevarsi. Questo dipenderà, penso, molto dalla regione Piemonte, avere quei contatti, collegamenti di nuovo con la FIA e poter prendere delle commesse sulle nuove vetture che escono. Allora si può parlare di rinascita della Vallassalto. Speriamo però di ammortizzatore. Di ammortizzatore, parlo di ammortizzatore.